lavoro fatto da questa scuola è splendido, e progetti di questo tipo ce ne dovrebbero essere centinaia. Noi come Oceanus, noi siamo una NGO, cosa vuol dire? Una organizzazione internazionale che opera a tutela dell'ambiente marino e a tutela dell'ambiente. Progetti di questo tipo ne abbiamo fatti anche noi, per questo io sono molto felice di essere qui, perché ritrovo dei progetti per i quali Oceanus da tanti anni combatte. Beh, la differenziata è fondamentale, ragazzi. Fare differenziata, utilizzare rifiuti, riutilizzarli è una cosa fondamentale. La vostra maglietta pianura dice no alla camorra. Voi dovete rispettare quella scritta, perché nel momento in cui voi non andate a fare una differenziata, venite meno a quella scritta, perché non fare una corretta differenziata favorisce la camorra. Perché le discariche le vogliono le camorre, le discariche naturalmente illegali. La vuole la camorra questa discarica, l'ha voluta nella stessa pianura, l'ha voluta in tante altre zone di Napoli, perché rifiuto è economia, economia nera però in questo caso. Potrebbe essere un'economia bianca, perché fare una corretta differenziata porterebbe denaro, come dicevano poc'anzi con Gricignano o con altre tantissime realtà, porterebbe economia, porterebbe denaro alle casse del comune, alle casse della provincia, alle casse della regione. Ma forse molti soggetti hanno più interesse a portare questi soldi nelle casse di altri soggetti, la camorra. Quindi nel fare la differenziata noi dovremmo essere felici e contenti, così come quando il Napoli vince una partita, così come quando siamo contenti di aver preso un 7, un 6, con la stessa gioia, con lo stesso interesse. È una cosa fondamentale. La cosa importante per tutto questo tipo di attività è il sostegno dell'informazione. Quando abbiamo iniziato questo processo, io vedevo che gli atti giudiziari non avevano un giusto riscontro sui giornali, avevano un limitato riscontro sui giornali, perché forse non c'è l'interesse a far passare la notizia. Il processo di pianura, ragazzi, è un processo in cui il collega Marcello è stato bravissimo nella descrizione tecnico-giuridica del processo, ma in maniera molto semplicistica c'è una bomba ecologica a un chilometro di distanza. Ve lo devo dire, c'è un elevato numero di tumori a pianura, non dovrebbe esserci, ragazzi, c'è un'oasi del WWF a un chilometro, non c'è un plesso industriale, non c'è una fabbrica che giustifichi un così elevato tasso di tumori. Quindi nel momento in cui voi pensate di fare la differenziata, dovete pensare di mettere in sicurezza la vostra vita. In maniera egoistica, pensate alla vostra vita, pensate alla vita che dovete affrontare voi e tutti, insomma, i vostri figli, eccetera. Pensate soprattutto a voi, perché deve essere questo un ragionamento. Io cerco di mettermi anche nella loro testa. Mia moglie insegna a Secondigliano e mi racconta tutte le storie. Alcune volte raccogliere l'interesse dei ragazzi è la cosa più difficile. Voi insegnate, fate un lavoro splendido, gli insegnanti fanno un lavoro splendido e vengono trattati alla pari vengono trattati una schifezza, ragazzi. Questi signori che prendono 2 lire al mese fanno un lavoro che è fondamentale, perché li inseriscono nella realtà, nella vita. Non gli rompete troppo le scatole in classe, non fate casino. I signori qua fanno un lavoro splendido, lo fanno con grande volontà, con grande spirito. Dovrebbero essere rispettati non perché sono insegnanti, non perché sono dei professori, ma perché sono delle persone che lavorano per farvi crescere. I ragazzi sono molto, io ripeto, mi immedesimo nella loro testa, i ragazzi sono convinti di essere i padroni del mondo, lo ero anch'io, ho avuto anch'io 12-13 anni, perché la cosa più divertente è che quando una persona di 43 anni parla con un ragazzo di 14, il ragazzo di 14 dice: ma cosa vuole questo vecchio? Ragazzi, è vero? Cosa sta dicendo questo vecchio quarantenne? Beh, ragazzi, quando parlate con una persona di 50, pensate che quella persona di 50 ne ha avuto anche lui 14. È vero? Pensate questo. E fra qualche anno ne avete anche voi 50. Ci saranno ragazzi di 14 che diranno: ma cosa vuole questo vecchio? Attenzione. La vita ritorna. Quindi tutto quello che un vecchio di 40 anni, di 50, che poi, consentite, non è tanto vecchio, vi dice, lo fa perché è stato ragazzo prima di voi, ha delle esperienze che voi non avete ancora avuto e che avete tutto il tempo di farlo. Non siete ancora i padroni del mondo, diciamo che lo sarete tra poco. E beh, se seguite i consigli dei vostri insegnanti e di questi vecchiotti che vi stanno parlando, forse qualcosa di buono si può fare. Ritornando al discorso informativo,
è importante, lo dico perché io per far uscire le notizie di questo processo mi sono creato una web TV. Perché? Perché la stampa non vuole che si sappia determinate cose. È fondamentale informare. Voi lo fate in una maniera splendida con Facebook, ad esempio. Mi sa che quasi il 95% di voi userà Facebook. Beh, anche quello è un modo di informare. Anche quello è un modo di mandare un video di qualcuno che ti posso dire che sta non compiendo un atto proprio legale. Tutto quello è informazione. Beh, ragazzi, ascoltate, secondo il mio modestissimo parere, tutto quello che viene detto nella progettazione di questo fantastico PON ideato da questa scuola. Fate in modo di mettere in atto e considerate ogni qualvolta prendete una bottiglia di plastica e fate la vostra bella differenziata, beh, è un gol di Cavani. Noi cosa fate quando segna Cavani? Farete un po' di casino, insomma. Perfetto. Quindi, come cosa fai? E poi un'ultima cosa, no? una cosa fondamentale, prima parlavo con Giovanni e mi raccontava la vostra esperienza di Ravenna. Voi siete stati a Ravenna e mi diceva Giovanni che c'è un ragazzo che ha fatto una domanda splendida. Perché? Come fate a tenere la città così pulita? Chi è il ragazzo che ha fatto questa domanda? Alzati, non sarei fucilato. Dove stai, ragazzo? Ci stai, ragazzo, che ha fatto questa domanda? È rimasta la Ravenna. Beh, c'è una risposta molto semplice. Come fate a tenere una città così pulita? Beh, tanti ragazzi come voi consentono che la città sia così pulita. Tanti uomini come noi e tanti uomini come sarete voi fra qualche anno consentono tutto questo. Non è difficile. Basta farlo singolarmente. Non dobbiamo più pensare a tenere pulita solo casa nostra. Sembra, io molte volte vedo cosa capita. Io casa mia la tengo linda e pulita, appena varco la soglia non è più casa mia, mi sento libero di buttare una carta, eccetera. Beh, ragazzi, Napoli è casa vostra. La vostra casa non si ferma sulla soglia, è oltre. Quindi se voi avete cura della vostra casa, domani verranno dei ragazzi da altre città e diranno: ma voi a Napoli come mai te la tenete così pulita? Vi ringrazio, ragazzi.